Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, mi scuso con voi che vi ho fatto aspettare a lungo per avere dei nuovi video, però purtroppo sono stata super impegnata. Ragazzi, scusate. E niente, il video praticamente parlerà di come è cambiata la mia vita da quando c'è questa pandemia. Perché purtroppo, ragazzi, diciamo la verità. Purtroppo questa pandemia ha sconvolto un pochettino tutte le nostre abitudini, tutta la nostra vita, le cose che magari facevamo prima adesso non le facciamo più. Adesso vorrei condividere con voi la mia esperienza. Dunque, com'è cambiata? Prima di questa pandemia, la mia giornata tipo era questa. Mi svegliavo la mattina, mi preparavo e poi andavo a stricalle. Ad allenarmi. Per chi non lo sapesse, il Tricall è una piccola frazione di Chieti, la città dove vivo, e praticamente lì c'è un grosso spiazzo con al centro una palestra. Io mi alleno chiaramente fuori perché la palestra è privata e quindi andavo sempre lì ad allenarmi. Ci andavo quasi ogni giorno. Dopodiché tornavo a casa, mi facevo la doccia, mangiavo, dopodiché pomeriggio mi mettevo a fare gli esercizi di pittura. Sera giovedì andavo a lezione di pittura, poi chiaramente andavo spesso a fare qualche gita. Il giorno del mio compleanno, questa casa era sempre piena di gente. Chiaramente. E poi, diciamo, uscivo molto più spesso, se era la verità. E vivevo la vita comunque in maniera migliore. Invece, da quando c'è questa pandemia, ho dovuto rivedere un pochettino tutte le mie abitudini. Per esempio, non vado più a Tricalle. Perché non so neanche se adesso ci si può andare, se non ci si può andare con me, come non è, perché pare che lì stanno facendo non so che cosa, le vaccinazioni, quindi non so neanche se ci si può allenare o se magari ti vanno a dire male. A pittura ci ho dovuto rinunciare, ragazzi, perché le lezioni sono sospese e non si sa quando riprenderemo, non si sa niente. A fare le gite lo stesso, perché chiaramente l'Abruzzo è stata forse la regione con più restrizioni, soprattutto quest'anno. Infatti l'Abruzzo, se non lo sapete, nel periodo natalizio è stata, diciamo, come si dice, l'unica regione rimasta rossa per un po'. Cioè, tutte le altre regioni erano gialle, arancioni, c'era soltanto questa cosa, questa macchia rossa praticamente. Poi comunque l'Abruzzo ha rivisto, diciamo, il giallo solo ultimamente, cioè noi mesi e mesi siamo stati arancioni. Quindi è chiaro che se io volevo fare qualche gita, tipo andare per esempio nei paesi qua vicino non potevo farlo perché per legge non si poteva, cioè io non mi potevo allontanare, quindi come fai? È stata veramente dura. Poi comunque vivo la vita, cioè che ho paura, devo dire la verità, ho paura da quando c'è questa pandemia, ho iniziato a soffrire di attacchi di panico. Da quando c'è questa pandemia non so neanche come mi devo comportare quando vedo una persona che magari conosco. Cioè non so, perché magari ho, per dire, incontri una persona, la saluti. La normalità era che ci si dava la mano, ci si baciava, quella era la normalità. Adesso non so come mi devo comportare. Perché per esempio ci sono persone che non danno peso a queste cose, quindi che magari dicono, vabbè, se mi dai la mano non fa niente, altre persone che invece preferiscono il gomito,
altre persone che invece devi stare a 2 metri di distanza, quindi non sai neanche come ti devi comportare con le persone che conosci, che prima le abbracciavi e adesso non sai più come ti devi comportare con loro. Poi con questa cosa che devi indossare la mascherina, a me sta mancando l'aria, manca l'aria, però purtroppo la dobbiamo indossare. Non so se sia vera questa cosa, non lo so, però io ho sentito dire che praticamente se mettono zona bianca l'Italia, automaticamente le mascherine non le dovremo più portare, tranne nei luoghi chiusi. Un po' come era l'estate scorsa, no? Che andavi in giro senza mascherina, però dove entrare in un locale te la dovevi mettere, poi se c'erano 20 persone all'aperto, il buon senso ti diceva mettiti la mascherina per proteggere te e gli altri, questo è. Quindi ragazzi, questa è, diciamo, la mia esperienza. Scrivetemi qui sotto nei commenti com'è cambiata la vostra vita, perché mi piacerebbe anche creare una rubrica proprio su questo, a vedere come sono cambiate tutte le nostre vite, non solo la mia, ma anche la vostra, magari. Se mi scrivete qui sotto nei commenti com'è cambiata, diciamo, la vostra vita, potrei anche fare un video in cui parlerò di voi, chiaramente voi rimarrete anonimi, chiaramente, quindi se preferite potete anche scrivermi in privato raccontandomi tutto, come cambiate, e poi farò un video. Quindi a presto, ragazzi.